Come negli anni scorsi, in occasione delle precedenti elezioni comunali, Media TV dedicherà prossimamente alcune trasmissioni al confronto in diretta tra i candidati alla carica di sindaco di alcuni dei comuni campani chiamati al voto il prossimo 10 giugno. Nell'attesa di conoscere i coraggiosi protagonisti di una politica che sembra incantata dalla speranza ma delusa dalla realtà, la pubblicazione delle liste, ricordiamo, è prevista entro il 12 maggio, iniziamo a chiacchierare di San Salvatore Telesino, un comune in provincia di Benevento di oltre 4.000 abitanti, dove l'appuntamento elettorale è particolarmente atteso con le solite tendenziose e spesso false notizie sul numero delle liste e delle improbabili candidature, che colgono di sorpresa finanche gli stessi interessati, donne e uomini nominati da un oscuro grande fratello che al mattino li colloca in una compagine e la notte in un'altra, tutti incolpevoli per non essersi mai mossi dal divano di casa propria, magari appisolati davanti al film del paese Italia che attende un governo nazionale probabilmente più importante di quello comunale, ma sicuramente meno divertente. Il voto in queste piccole ma significative realtà comunali, che nascondono straordinari tesori di storie e tradizioni, eccellenti risorse artigianali e coraggiose realtà imprenditoriali e professionali, è paragonabile alla campagna acquisti della propria squadra di calcio del cuore. Il candidato alla carica di sindaco è il suo presidente, tocca a lui quindi reperire pezzi da 90 che attingano voti per la sua lista, ma dove e come è impresa enorme, tenendo conto delle parentele, delle inimicizie, delle trasversalità, delle correnti politiche, delle contraddizioni che in un attimo si dissolvono per poi ricomparire alla prossima bufala di passaggio. E di giorno in giorno si rincorrono sempre i soliti nomi noti che inevitabilmente richiamano alla memoria le competizioni amministrative degli ultimi 10 anni. Particolare questo che dovrebbe far riflettere sul profondo vuoto, probabilmente anche ideologico, lasciato dal sindaco Salvatore Pacelli, classe 1919, primo cittadino di San Salvatore Telesino, da lui governato ininterrottamente dal 25 maggio del 1952 fino alla data della sua morte avvenuto il 30 agosto 2001 in un incidente stradale. Un ex insegnante di lettere che al termine del suo ultimo mandato avrebbe voluto dedicare la sua vecchiaia alla stesura delle sue memorie per spiegare ai giovani cosa vuol dire amministrare e fare politica con passione. Ecco, forse per tutti, ma proprio per tutti, sarebbe il caso di ripartire proprio da qui, dalla passione per la propria terra, dalla passione naturale di quei giovani che si vedono invece costretti ad abbandonare questi territori per la mancanza di lavoro, per l'assenza di idee ed entusiasmi che li allontanino da inutili battaglie e divisioni, per una solitudine impietosa che diventa sempre più devastante anche al cospetto di un confronto elettorale di una piccola comunità come San Salvatore Telesino, che dovrebbe ricordare che l'unione fa sempre la forza, anche nelle diversità ideologiche e culturali, sociali ed economiche. È questa la passione di cui parlava il sindaco Salvatore Pacelli e sarebbe il caso di ricordarsene in tempo, prima che sia troppo tardi.